L'aviazione militare russa dispone di 5.000 aerei da combattimento ed è tuttora una delle maggiori potenze aeree del mondo. Possiede un potenziale offensivo e difensivo senza eguali, bombardieri strategici, intercettori, caccia tattici ed elicotteri d'attacco moderni. L'aviazione militare russa è una delle più importanti al mondo e i suoi mezzi aerei non sono inferiori a quelli delle altre grandi potenze. Negli anni della Guerra Fredda, questa forza aerea avrebbe potuto rappresentare una seria minaccia per la NATO in caso di guerra globale. Se fosse scoppiato un conflitto, 5 armate sovietiche avrebbero potuto irrompere sul fronte dell'Europa centrale, appoggiate da truppe trasportate su elicotteri. Nei cieli, compatte formazioni di bombardieri e di caccia avrebbero sfondato le difese della NATO. Nella sola Germania orientale, 20 reggimenti della 16ª Armata Aerea erano dotati dei più moderni aerei, fra caccia puri, caccia bombardieri e ricognitori. Nonostante gli esperti militari dell'Occidente avessero manifestato perplessità sul livello raggiunto dalla tecnologia sovietica, nessuno mise mai in dubbio la consistenza numerica degli aerei nemici. Dopo la dissoluzione, la spesa militare dell'Unione Sovietica ha subito un drastico ridimensionamento. Tuttavia, le forze aeree russe continuano a primeggiare, precedute solo da quelle statunitensi. Gli aerei russi di nuova concezione riescono ad eguagliare, in alcuni casi a superare, le prestazioni degli aerei occidentali. L'aeronautica militare russa ha 6 componenti fondamentali. L'aviazione, chiamata VVS, ha il controllo di tutte le attività aeree ed è suddivisa in 3 comandi operativi principali. Il primo braccio offensivo è costituito dall'arma aerea a lungo raggio, la DA, responsabile della conduzione di eventuali attacchi strategici, convenzionali o nucleari, con i bombardieri Bear, Backfire e Blackjack. La componente numericamente più importante della VVS è l'aviazione frontale. Questa forza tattica opera con veloci aviogetti, ha il compito di condurre eventuali missioni nucleari tattiche e di assicurare la supremazia aerea, l'interdizione aerea e l'appoggio ravvicinato alle truppe di terra. I trasporti aerei sono assicurati dalla VTA, che dispone di una immensa flotta di aerei militari da trasporto, molti dei quali vengono utilizzati in tempo di pace dall'aviazione civile.
C'è poi la VPVO, cioè le truppe della difesa aerea, con il compito di proteggere la Rodina, la madrepatria. La VPVO opera con estrema autonomia all'interno dell'aviazione e ha il controllo dell'intero apparato difensivo aereo russo. Dispone di aerei intercettori, di missili suoro-aria, di sistemi radar ed early warning. L'aviazione navale russa, la VMF, fornisce il supporto aereo alle operazioni navali. Il suo compito è di condurre missioni antinave, antisommergibile e di attacco aeronavale. Opera con aerei per pattugliamento marittimo da terra e con velivoli a bordo delle portaerei. Vi è infine l'aviazione dell'esercito, integrata nelle unità di terra russe. Dispone di più di 3.000 elicotteri da trasporto armati di cannoni per impieghi di uso generale e d'assalto. Queste sei componenti si avvalgono dei più avanzati aerei oggi esistenti. Il Tupolev Tu-160 è il bombardiere strategico russo di più recente concezione. Fra gli aerei da combattimento è il più pesante e a pieno carico raggiunge le 275 tonnellate. La sua funzione principale è quella di condurre attacchi nucleari. Il Blackjack, questo è il suo soprannome, è stato progettato per penetrare le difese aeree nemiche, sia a bassa sia ad alta quota, e per condurre l'ultima fase dell'attacco a velocità supersonica. Il carico di missili nucleari da crociera AS-15 e AS-16 è trasportato internamente su due dispositivi di sganciamento rotanti. In alternativa, il Blackjack può trasportare un carico di bombe convenzionali. Come l'americano B-1, il Blackjack ha le ali a geometria variabile che gli consentono di raggiungere la velocità massima di 2.000 km all'ora, con un'autonomia di circa 14.000 km. Il Tupolev Tu-160 fece il suo primo volo nel 1981 ed entrò in servizio nel 1987. Attualmente in Russia ne restano attivi pochi esemplari. Il possente Tupolev Bear è l'equivalente del bombardiere americano B-52 Stratofortress, simile per capacità, prestazioni e per il lungo stato di servizio. C'è però una differenza: il B-52 ha 8 reattori, mentre il Bear possiede solo 4 motori a turboelica. Questi enormi motori azionano grandi eliche controrotanti che, insieme alle ali a freccia, consentono al Bear di volare a 925 km all'ora, la velocità più elevata raggiunta dagli aerei a elica attualmente in produzione. Il più recente modello di questo bombardiere è il Tupolev Tu-95MS Bear H. La sua missione ai tempi della Guerra Fredda era quella di attaccare gli obiettivi designati con 16 missili da crociera KH-55, senza mai entrare nello spazio aereo nemico. Simile ai missili da crociera a riasuolo americani, il missile KH-55 pesa 1.700 kg e ha una gittata di oltre 3.500 km. Circa 65 Bear H operano nell'aviazione a lungo raggio DA, mentre altri 20 sono in servizio nelle forze dell'Ucraina e del Kazakistan. Attualmente sono in servizio 100 bombardieri strategici Tu-22M Backfire. Sono molto potenti e costituiscono la spina dorsale della forza aeronavale a lungo raggio. Il più importante aereo d'attacco dell'aviazione frontale russa è il Sukhoi Su-24 Fencer. È simile per concezione e prestazioni al Tornado IDS o all'americano F-111 e come questi ha il compito di effettuare attacchi di precisione, sia convenzionali sia nucleari, in qualsiasi condizione meteorologica. Per evitare le difese aeree della NATO, l'Su-24 Fencer deve attraversare lo spazio aereo nemico a bassa quota e a velocità supersonica. L'Su-24 Fencer può trasportare sino a 8 tonnellate di armamento, bombe nucleari tattiche, bombe convenzionali a caduta libera e missili aria-suolo teleguidati. Il KH-59 è un missile a media gittata a guida TV.
L'SU-24 Fencer è presente nell'aviazione sovietica dalla metà degli anni 70. È stato usato in Afghanistan e di recente in Cecenia. I Fencer sono largamente impiegati dall'aviazione frontale russa, che attualmente ne mantiene in servizio circa 450. Un altro aereo d'attacco russo è il MiG-27, un'evoluzione dell'intercettore MiG-23, progettato espressamente per attacchi al suolo. Durante la Guerra Fredda, i suoi compiti comprendevano la distruzione delle difese nemiche, gli attacchi nucleari tattici e l'appoggio aereo ravvicinato. Le sue 4 tonnellate di armamento sono composte da una vasta gamma di missili di precisione teleguidati e di bombe a caduta libera. Come l'SU-24, il MiG-27 è stato impiegato in Afghanistan. Simile ai MiG-27, gli SU-17 Fitter sono stati ampiamente utilizzati nell'aviazione militare fino a poco tempo fa. Come sta accadendo per il MiG-27, anche il monomotore SU-17 viene gradualmente sostituito da moderni bimotori che rinnovano il potenziale tattico dell'aviazione russa. Il robusto SU-25 Frogfoot è un aereo per attacchi al suolo molto efficace. Come l'americano A-10, è stato progettato per fornire, con le sue 4 tonnellate di armamento, un fuoco di supporto ravvicinato. Anche l'SU-25 trovò largo impiego in Afghanistan. Il caccia più valido dell'aviazione frontale è senza dubbio il MiG-29 Fulcrum. È il primo di una nuova generazione di supercaccia sovietici, frutto delle più avanzate concezioni aerodinamiche, dotato di una struttura molto resistente. Riesce a eguagliare e in parte a superare gli agilissimi caccia occidentali come l'F-16. Il MiG-29 è entrato a far parte dell'aviazione sovietica nel 1983 per sostituire gradualmente i vecchi intercettori MiG-23. Nel 1990 era presente in almeno 14 reggimenti di caccia nel territorio dell'Unione Sovietica. Dal punto di vista numerico, il MiG-29 era il caccia più importante della 16ª Armata Aeronautica Sovietica all'interno delle forze del Patto di Varsavia. Fu assegnato a 8 dei 9 reggimenti di caccia dislocati in Germania Est, in Cecoslovacchia e in Polonia. Durante la Guerra Fredda, i MiG-29 avevano come compiti principali la difesa e la supremazia aerea. Dalle basi dell'Europa orientale, il loro raggio d'azione copriva l'intera Germania occidentale e la maggior parte dei territori del Belgio, dell'Olanda e della Francia settentrionale. L'armamento standard di missili aria-aria comprende 4 missili a breve gittata R-73 e 2 R-27 a lunga gittata, entrambi nelle versioni a guida radar e agli infrarossi. Questi missili sono considerati migliori delle ultime versioni dei loro equivalenti occidentali, cioè l'AIM-9 Sidewinder e l'AIM-7 Sparrow. Tale superiorità riguarda la manovrabilità e la gittata. In caso di conflitto, i MiG-29 avrebbero utilizzato questo armamento per attaccare gli aerei da caccia e i cacciabombardieri della NATO, oltre a importantissimi obiettivi volanti, quali le stazioni radar AWACS e gli aerei cisterna. L'armamento missilistico del MiG-29 è completato da un cannone interno da 30 mm molto preciso, destinato al combattimento aereo ravvicinato e al mitragliamento al suolo. Un sensore a raggi infrarossi per la ricerca e la localizzazione dell'obiettivo è montato davanti alla cabina di pilotaggio del MiG-29. Questo dispositivo riesce a rilevare il calore generato da un aereo, sino alla distanza di 10 km, senza emettere segnali radar che possono rivelare la sua posizione. Montato in tandem con il sensore a infrarossi, un sistema laser di identificazione elabora le informazioni per i missili e il cannone. Il MiG-29 è stato progettato come caccia, ma possiede una notevole capacità di attacco al suolo, in grado di trasportare 3 tonnellate di bombe a caduta libera o rallentata, oppure razzi aria-suolo del calibro massimo di 240 mm. Per le missioni nucleari il suo carico è costituito da una bomba RN-40 della potenza di 30 kiloton. Come ha spiegato un ex pilota di MiG-29, ogni squadrone aveva il proprio compito specifico: attacco nucleare tattico, scorta, difesa aerea della propria base. Con circa 500 aerei in servizio, i MiG-29 sono i pilastri fondamentali della forza tattica della VVS. E dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, altri 350 MiG-29 sono diventati i principali velivoli di molte repubbliche dell'ex Unione.
Negli anni 70 e 80 il MiG-23 Flogger era il più importante caccia sovietico, equipaggiato con il missile a media gittata R-23 AA-7 Apex, simile all'americano Sparrow. Il MiG-23 Flogger doveva garantire la supremazia aerea, ma riusciva anche a condurre attacchi al suolo. Moltissimi MiG-23 sono in servizio nell'aviazione frontale e nella difesa aerea. Sono stati ampiamente utilizzati dagli alleati del Patto di Varsavia e sono stati esportati in tutto il mondo. Questo caccia è stato impiegato anche in Afghanistan. Ora il MiG-23 può sembrare superato, ma in realtà è ancora un valido aereo da combattimento. La VPVO, la difesa aerea dell'Unione Sovietica, ha in dotazione 2500 intercettori. Sempre pronta a proteggere la Russia, la VPVO rappresenta la difesa aerea più imponente del mondo ed è all'avanguardia nelle tecniche di addestramento e nell'equipaggiamento. Numericamente, il MiG-23 è il principale intercettore della VPVO, con più di 1000 esemplari in servizio. Il MiG-25P Foxbat è un tipico intercettore a lungo raggio e raggiunge la velocità di 3 Mach, la più alta di qualsiasi altro aereo da combattimento. Il Foxhound rappresenta l'evoluzione del MiG-25. Lo vediamo nelle immagini, equipaggiato con la sua arma principale, il missile aria-aria R-40. Capace di raggiungere la velocità di 3000 km all'ora ad alta quota, il Foxhound affianca l'Su-27 Flanker nel ruolo di intercettore a lungo raggio. L'enorme estensione territoriale della Russia rende difficoltosa la difesa dei confini. I caccia quindi devono riuscire a percorrere lunghi tragitti, fornire ottime prestazioni a lungo raggio, volare a elevata velocità per raggiungere e intercettare rapidamente l'obiettivo. Le armi devono colpire il bersaglio oltre la portata visiva del pilota. Il cuore del MiG-31 è rappresentato dal radar Zaslon, il primo radar a intercettazione combinata, capace di rilevare simultaneamente fino a 10 caccia a 200 km. Riesce inoltre ad agganciarli a 125 km di distanza e a impegnarne 4 simultaneamente. I MiG-31 possono operare insieme, in gruppi di 4, per pattugliare un territorio di 900 km quadrati, scambiandosi le informazioni rilevate dai radar di ciascuno tramite il sistema Datalink. L'equivalente russo del missile americano Phoenix è l'R-33 AA-9 Amos, a guida radar, con una gittata di almeno 100 km. Il MiG-31 Foxhound è entrato in servizio nella sezione PVO nel 1982. Attualmente ne sono attivi circa 300, distribuiti su tutto il territorio russo. Il caccia più importante della sezione VPVO è l'Su-27 Flanker, forse il miglior caccia al mondo. Estremamente versatile, è superiore a qualsiasi altro caccia nel combattimento ravvicinato ed è un formidabile intercettore a lungo raggio. Circa 500 Flanker B sono in servizio nella VPVO e nell'aviazione frontale, per garantire la supremazia aerea o per missioni di scorta. Alcuni gruppi sono addestrati anche per compiere attacchi aria-terra. Due reggimenti di Su-27 per un totale di circa 60 aerei sono in servizio con le forze aeree ucraine. Il Flanker può caricare più di 9 tonnellate di carburante, circa la stessa quantità che imbarca l'F-15 statunitense, con due serbatoi supplementari esterni. Ne consegue che il Flanker ha un'autonomia di volo di oltre 3500 km. Ottimi sensori, 10 missili aria-aria, prolungata autonomia, manovrabilità. Sono tutti fattori che fanno del Flanker un eccellente aereo da combattimento. I Flanker in servizio nella VPVO sono stati progettati per intercettare i bombardieri strategici della NATO prima che questi potessero rappresentare un pericolo per la madre Russia. Anche sul fronte offensivo, i Flanker in servizio nell'aviazione frontale costituivano una minaccia per la NATO. Grazie all'eccezionale autonomia di volo, infatti, potevano scortare gli aerei d'attacco verso qualsiasi obiettivo dell'Europa occidentale. Se necessario, potevano neutralizzare da lontano gli intercettori della NATO.
Il perfezionato radar a impulsi Doppler dell'SU-27 ha un raggio d'azione di 240 km ed è coadiuvato da un sensore elettro-ottico che comprende un sistema di localizzazione e agganciamento agli infrarossi e un collimatore laser. Questi dispositivi possono supportare il sistema di puntamento montato sul casco del pilota. Durante il combattimento aereo il pilota può quindi agganciare un obiettivo semplicemente muovendo la testa. L'armamento del Flanker è impressionante. Le sue armi principali sono i missili R-27. Ne trasporta 6 nelle versioni a guida radar o agli infrarossi, oltre a 4 agili R-73 a media gittata, usati in caso di combattimento aereo ravvicinato, e al cannone da 30 mm, lo stesso del MiG-29, con 150 proiettili. Le versioni evolute del Flanker costituiranno l'ossatura dell'aviazione russa della prossima generazione. L'SU-34 biposto per missioni a lungo raggio è l'equivalente dell'F-15 e Strike Eagle dell'aviazione americana. Vediamo ora l'aviazione navale. Le 4 principali flotte russe sono supportate da una propria potente aviazione. L'aviazione navale comprende bombardieri ed elicotteri operanti da basi terrestri, ma anche piccoli gruppi tattici operanti dalle portaerei. 10 elicotteri KA-27 e KA-29 Helix operano dall'unica portaerei della Marina russa, l'Admiral Kuznetsov, con il compito di condurre missioni d'attacco. Ci sono poi gli SU-25 e gli SU-27 in versione navale. L'SU-27 KU è stato progettato dalla Sukhoi come aereo d'addestramento a bordo della portaerei. Entrato in servizio con la sigla SU-33, il monoposto SU-27 K è la versione navale del Flanker. Dalla Kuznetsov operano 16 SU-33 usati nel solo ruolo di intercettori. Gli SU-25 UTG sono la versione biposto del Frogfoot. Ne sono in servizio 8 per addestramento ed è probabile che venga sviluppata una nuova versione per gli attacchi navali. La Kuznetsov sarebbe dovuta diventare una delle 4 unità di un gruppo di portaerei se dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica la costruzione delle altre 3 non fosse stata annullata. La Kuznetsov non ha la catapulta come le grandi portaerei occidentali. Gli aerei vengono trattenuti da un dispositivo e sganciati solo a motori ben avviati, per decollare poi da una specie di trampolino. Gli AK-38 Forger, aerei multiruolo per attività di caccia e di attacco leggero, hanno operato a bordo delle portaerei da 43.000 tonnellate di classe Kiev, ma attualmente sono in riserva o sono stati rottamati. Le portaerei della classe Kiev ne avevano a bordo 12, più 2 aerei d'addestramento. Come i britannici Harrier, potevano decollare e atterrare verticalmente, ma non riuscirono mai a raggiungere il livello di versatilità e di efficienza dello Harrier. Quasi 40 AK-38 andarono distrutti in diversi incidenti. Grandi aerei multimotore, come il Tupolev Bear, il Badger e gli Yushin Mei, vengono usati per pattugliamenti marittimi, ricognizioni e azioni antisommergibile. Attacchi marittimi antinave e attività di ricognizione sono effettuati da 350 bombardieri Backfire, Fencer e Frogfoot. La ricognizione marittima è uno dei compiti chiave della sezione AVMF. Fino a poco tempo fa veniva effettuata con i TU-22 Blinder e l'Ucraina usa tuttora i Blinder come bombardieri a lungo raggio. L'Ekranoplan è un aereo che ricorda per certi aspetti una nave, vola a pelo d'acqua mantenendo una velocità sostenuta. Potrebbe trovare impiego come velocissimo mezzo da sbarco o come piattaforma per il lancio di missili antinave. L'aviazione dell'esercito svolge principalmente un'azione di appoggio alle truppe. L'elicottero principale dell'aviazione dell'esercito è l'affidabile e robusto Mi-8 Hip, capace di trasportare fino a 30 uomini. Sembra che in servizio ce ne siano circa 1.300.
Ai tempi della Guerra Fredda, l'elicottero più importante e versatile era l'Mi-24 Hind. Infatti, in mancanza di uno specifico elicottero armato per attacco al suolo, lo Hind fornì ai comandanti dell'esercito russo un valido appoggio aereo, perché poteva svolgere la funzione di mezzo corazzato e disponeva di artiglieria aerea. Velocità e potenza di fuoco, ecco le caratteristiche dello Hind. L'esercito le mise a frutto entrambe e sviluppò nuove tattiche basate sulla capacità di sorpresa e forza d'urto. L'Mi-8 IP e l'Mi-24 Hind furono utilizzati ampiamente per l'intervento sovietico in Afghanistan. In futuro i 1200 Hind, tuttora in servizio, saranno sostituiti da due nuovi tipi di elicottero. L'innovativo monoposto KA-50 è un valido elicottero anticarro e ha anche notevoli capacità di combattimento. Il Mi-28 è più convenzionale ed è simile all'elicottero da combattimento americano Apache. L'aviazione dell'esercito russo si avvale di un grande elicottero da trasporto, l'Mi-6, che ha una capacità di carico di 12 tonnellate. Il suo successore, l'Mi-26, è l'elicottero più grande e più potente oggi in uso. Ha una cabina grande quanto quella di un Hercules e può trasportare un carico di 20 tonnellate o di 80 uomini. Durante la Guerra Fredda le forze sovietiche effettuavano grandi manovre combinate. In quegli anni l'eventualità di un conflitto su scala planetaria e il ricorso alla bomba atomica non sembravano ipotesi tanto remote. Le immagini che seguono simulano un'ipotetica situazione di conflitto tra Stati Uniti e Unione Sovietica.
Oggi l'aviazione russa dispone di diversi tipi di aerei fra i più efficaci del mondo. Pur avendo perduto la forza di un tempo, è ancora molto potente e può operare su ampia scala al pari di quella degli Stati Uniti. Tuttavia, massicci tagli agli investimenti in campo militare hanno portato a un ridimensionamento dell'aviazione. I tempi della guerra fredda sono ormai lontani.